Stamani la premiazione del concorso Energicamente tutti a scuola di energie rinnovabili. Ancora Barbieri. Cerimonia di premiazione questa mattina al Museo del Tessuto per i concorsi della quinta edizione di Energicamente, la manifestazione organizzata dal gruppo Estra in collaborazione con Legambiente e Giunti Progetti Educativi per promuovere il risparmio energetico tra le nuove generazioni. Due concorsi di Energicamente, Rienergy e Green Pirates. Il primo rivolto alle famiglie sui temi della sicurezza e del risparmio energetico, in palio buoni tra i 400 e i 1000 euro per la fornitura gratuita di gas metano. Il secondo è un concorso online che ha visto le classi gareggiare con testi, video, foto, disegni sul risparmio energetico e l'ambiente che sono stati votati online. La responsabilità sociale di impresa, di cui tutti si riempiono un po' la bocca, poi bisogna che si traduca in fatti concreti e noi uno di questi è Energicamente. Con questo progetto coinvolgiamo 6.000 ragazzi ogni anno con le relative famiglie. Per Rienergy hanno vinto Claudio Ingegneri della scuola primaria di Bucine in provincia di Arezzo, Alex Francesco Ramirez Munoz di Prato dell'istituto Fabio Filzi, classe quinta, Gaia Giulivo di Monte Spertoli, istituto Machiavelli, Edoardo Rugi di Monte Rigioni, istituto Don Milani. Per Green Pirates sono stati premiati l'istituto San Giuseppe Fa di Bruno di Firenze, la quinta B e la quinta A della primaria Armellini dell'istituto comprensivo Pertini di Prato. Quindi i ragazzi scoprono che possono fare la loro parte in prima persona come cittadini, quindi spegnendo le luci, spegnendo gli stand-by, trovando soluzioni alternative di utilizzo dell'energia e magari non usando l'energia quando non serve, che è la migliore maniera di risparmiare l'energia. Energicamente prosegue con spettacoli e laboratori teatrali dal 31 maggio fino al 7 giugno e si conclude il 10 e 11 giugno in Piazza Duomo a Prato con l'Energy Festival.